Ciao ragazzi, soprattutto ciao ragazze. Allora, mi è appena arrivata questa spazzola lisciante Fast Hair Straightener che vedo che ultimamente va molto di moda, insomma, fare le recensioni di questa spazzola. Dicono che liscia parecchio. Allora, è molto bella. Esteticamente molto bella, davvero rosa, molto femminile. Qua abbiamo il pulsante dell'accensione con il più e meno. Scusate, ma sto aspettando un corriere, quindi ogni tanto butto l'occhio. E dicono che faccia miracoli, insomma. Mi piace molto, esteticamente davvero bella. L'ho pagata tipo 10 euro qualcosa su eBay. Allora, come potete vedere, io ho già i capelli lisci. Tendenzialmente i miei capelli sono secchi, soprattutto nelle punte. Però il risultato che vedete adesso dei miei capelli l'ho raggiunto utilizzando il balsamo al cocco e cacao della Garnier, lisciante, e lo shampoo. Olio sempre della Garnier, cocco e cacao, più uno spray per le punte secche e ovviamente mentre le asciugavo li pettinavo. Quindi questo è il risultato. Ecco, quindi io proverò ad utilizzare questa spazzola in un capello che comunque è già liscio. Ovviamente per arrivare a questi risultati qua, i prodotti che vi ho appena elencato li uso da mesi, quindi il mio capello ormai ha preso l'effetto lisciante di questi prodotti. Quindi per chi ha il capello più crespo, più riccio, purtroppo non posso fare la dimostrazione perché io ho questo capello qui. Adesso stacco un attimo il video, la metto in carica alla Ci vediamo spina dopo. e adesso la accendo. Vedete, qua ci sono i gradi. Non occorre neanche schiacciare il più e il meno perché li raggiunge da sola. Ok. I miei capelli adesso vado a pettinarli. Nel frattempo la spazzola raggiunge la temperatura. Mi raccomando, pettinate i capelli per bene perché altrimenti la spazzola si ingattia nei capelli, li rovina. Così. E così. Ecco. Dunque, la spazzola ha raggiunto i 130 gradi. Aspetto che raggiunga la potenza massima, che dovrebbe essere sui 230. Si sente già un calore minimo, che forse su di me potrebbe anche bastare perché avendoli già dritti. No. Vediamo. 149, Allora, 150, ha raggiunto il massimo che sono 180 gradi. Io non l'ho mai usata, perciò sto per usarla adesso con voi per la prima volta. Ma vediamo un po'. Allora, finora, in tutte le recensioni che ho letto, 182, nel frattempo si sta scaldando ancora. In tutte le recensioni che ho visto, anche quelle delle blogger più famose, dicevano che i denti sono molto duri. Non è vero niente. Non è vero niente perché è ovvio che prima di usare questa cosa lisciante, il capello va trattato con i prodotti liscianti. Bisogna lavarlo con i prodotti liscianti. Deve essere un capello probabilmente adatto a ricevere questo trattamento.
Per esempio, io non uso eventuali protettori perché uso già lo shampoo e il balsamo giusto. Cioè, è inutile provare questa spazzola senza prima aver utilizzato i prodotti giusti. Non è vero che sono duri i dentini? Proprio no. Bello, mi piace. E mi piace soprattutto perché sì, io ho la spazzola rotante, però vado male ad usarla, no? Invece questa è proprio la classica spazzola. 185 gradi. Aspetta, perché di qua cos'ho? Parte dritta, cos'ho? Di qua. Ragazzi, perfetta. Poi per una come me che odia l'effetto piastra, questa è la manna dal cielo, perché io preferisco l'effetto dritto, sì, però sempre e comunque naturale. Non mi piace il capello piastrato. Bella, bella, per niente scomoda, per niente dura. Poi per 10 euro, ragazzi, non posso proprio lamentarmi. Stupenda, finalmente un prodotto comodo da usare. I capelli che avete visto prima che usassi questa piastra non sono i miei naturali, nel senso che io, ripeto, li avrei tendenti alla secchezza. Però, ripeto, utilizzando i prodotti giusti. Diventano dritti e ovviamente bisogna dare allo shampoo e al balsamo e a un'eventuale crema il tempo che il capello si adegui ai loro benefici, ai loro prodotti liscianti, no? Sicuramente non è che il prodotto, che lo shampoo lisciante liscia subito se non lo si è mai utilizzato. Almeno questa è la mia esperienza sui miei capelli. Ecco, tiro via eventuali capelli che perdo. E questo è l'effetto. Devo dire che mi piace. Mi piace proprio. Come vedete, non sono neanche truccata perché è arrivata proprio pochi minuti fa questa spazzola e ho voluto fare subito il video per provarla. Vedete, lascia i capelli anche lucidi. Bellissima, voto 10, 10 assolutamente. Poi, se devo essere sincera, vediamo, ecco, arriva a 230, massimo 230. Aspetta, perché era arrivato a 230, adesso è sparita. Vediamo se questo è il massimo. Se io mollo, scende. Cioè si regola da sé, perché ovviamente non è che puoi tenere una roba da 230 gradi sempre accesa, alla temperatura che si regola. E niente, che posso dirvi? A me piace tantissimo. Sono contenta perché oltre ad essere bella a vedersi, è adatta ai miei capelli. Davvero ve la consiglio. E niente, un bacio, ciao.